per rispondere a problemi e sfide come il terrorismo internazionale, le migrazioni e la disoccupazione giovanile, l'Italia e l'Europa devono puntare sulla cooperazione internazionale, sull'alleanza di sinergie e iniziative e rafforzare i legami tra la gente e le istituzioni. Lo ha sottolineato Papa Francesco nella sua visita al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, nel Palazzo del Quirinale. Dopo gli onori militari e l'esecuzione degli inni, il Papa e il Presidente italiano, ricevuto in Vaticano il 18 aprile 2015, poco dopo la sua elezione, hanno avuto un colloquio privato nello studio presidenziale. Francesco ha poi donato al Presidente Mattarella un'icona raffigurante gli Apostoli Pietro e Paolo, ricevendo un fermaglio di piviale in argento. Dopo una breve sosta di preghiera nella Cappella dell'Annunziata, il Papa e il Presidente hanno tenuto i loro discorsi nel Salone dei Corazzieri. Mattarella ha ringraziato il Papa e la Chiesa per il suo utile sostegno nella reciproca autonomia, per la comune responsabilità per l'essere umano. Il Pontefice ha ricordato che le sfide del terrorismo, delle migrazioni e della disoccupazione giovanile si possono trasformare in occasioni di crescita, con l'impegno dell'Italia a favore della pace e l'accoglienza dei profughi con le navi italiane e lo sforzo dei volontari e delle parrocchie. Per dare a tutti, soprattutto ai giovani, opportunità di un lavoro stabile e dignitoso, ha spiegato il Papa, è necessaria un'alleanza di iniziative perché le risorse non siano disperse in investimenti prevalentemente speculativi, espressione di una fuga davanti alle sfide del nostro tempo. Il lavoro stabile, insieme a una politica fattivamente impegnata in favore della famiglia, primo e principale luogo in cui si forma persona in relazione, sono le condizioni dell'autentico sviluppo sostenibile e di una crescita armoniosa della società. Sono due pilastri che danno sostegno alla casa comune e che la irrobustiscono per affrontare il futuro con spirito non rassegnato e timoroso, ma creativo e fiducioso. Prima di lasciare il Quirinale, il Papa, insieme al Presidente italiano, ha salutato nei giardini del Quirinale 200 bambini venuti dalle zone terremotate del centro Italia. Andate avanti con coraggio, sempre su, ha detto Francesco ai bambini. Ma come dicono gli alpini, nell'arte di salire, il successo non sta nel non cadere, ma nel non rimanere caduto.